scherza e gioca con Masha. Primo scherzo, il pennarello. Oggi ho deciso di fare un super scherzetto alla mia mamma. Hihihihi. Dovete sapere che la mia mamma ci tiene molto che la casa sia sempre perfetta, pulita e ordinata. E soprattutto che i muri di casa non vengano sporcati. Mi ripete in continuazione che non devo avvicinarmi ai muri con le matite e i pennarelli perché non vuole assolutamente che vengano macchiati. Così ho deciso di farle un super scherzetto per farle prendere un bello spavento. Ho deciso che farò finta di scarabocchiare e colorare tutto il muro del salotto. Ora state un po' a vedere come realizzerò questo scherzetto. Bene, eccomi qui in salotto. Per prima cosa, per realizzare questo scherzetto mi servirà un bel foglio di carta bianca molto grande, così potrò attaccarlo al muro. State un po' a vedere. Ora lo prendo, ecco qui il mio foglio di carta e ora vado ad attaccarlo. Ecco qua, attacchiamo il foglio con lo scotch e ora dadan! Ecco qui il foglio incollato al muro. Essendo bianco, la mamma non si accorgerà che è un foglio, ma penserà che sia veramente il muro di casa. E ora non mi resta che passare al passo successivo e colorare il foglio di carta. Ecco qui il pennarello che ho scelto per colorare. Un bel pennarello rosso. Di sicuro non passerà inosservato il mio bel disegno. E ora mi metto subito all'opera. La la la, la la la, ecco fatto, questo sì che è un vero disegno, un'opera d'arte, anzi un murales. Ora non mi resta che aspettare che la mamma venga in salotto e si accorga di tutto. Chissà che urla, voglio proprio godermi lo spettacolo. Ah, che giornata oggi, ho ancora un sacco di cose da fare qui in casa. Vabbè, andrò a vedere in che condizioni è il salotto. Spero non ci sia troppo disordine. Quando passa Masha, tutto è sotto sopra. Andiamo un po' a vedere. Eccomi qua. Beh, devo dire che contrariamente a quanto mi aspettavo, sembra tutto abbastanza in ordine. Ehi, ma che cos'è quel disegno che c'è sul muro? Oh, mamma mia! Ma è uno scarabocchio tutto rosso, fatto col pennarello. Non verrà mai più via. Il mio muro è completamente rovinato. Ah, Masha, dove sei? Che cos'è questo disastro? Che cosa hai fatto al muro di casa? Ora non verrà più via. Masha, vieni subito qui. Quante volte te l'ho detto che non devi scrivere sui muri? Ops, mi sa che è meglio se non mi faccio vedere in giro per un po'. Si è proprio arrabbiata. Però, scherzetto riuscito alla perfezione. Secondo scherzo, il pancione. Oggi ho deciso che sarò io a fare un super scherzetto a Masha. Visto che Masha si diverte a fare scherzi a tutti quanti, beh, ho deciso che oggi è proprio il suo turno. Ho deciso che per lo scherzo di oggi farò credere a Masha che sono incinta e che sta per arrivare una sorellina per lei. Ovviamente lo sapete che Masha ha già un fratellino di nome Michael, ma ha detto che non vuole più assolutamente avere né fratelli né sorelle. Già, proprio così. Ha detto che in casa siamo già troppi e che non c'è spazio per un altro fratellino. E in più, non ha voglia di dover dividere con qualcun altro i suoi giocattoli. Per fare questo scherzo dovrò mettermi qualcosa di morbido proprio sotto il vestito, così da far sembrare che ho un grosso pancione. Quando Masha mi vedrà oggi non crederà ai suoi occhi. State un po' a vedere. Ah, eccomi qua. Ora mi sono messa un bel cuscino morbido proprio sotto il vestito, così
Sembra che sono veramente incinta e ora aspetto che arrivi Masha. Mamma, mamma, ti devo dire una cosa. Ah, sei qui mamma, ti stavo cercando. Ehi mamma, ma come sei strana oggi? Che pancione enorme! Cos'è, per caso ti sei mangiata un sasso? Ah, Masha, sono contenta che sei qui. Sai, anch'io avevo proprio bisogno di parlarti riguardo al mio pancione. Lo hai notato subito, vero? Beh, mamma, certo che l'ho notato. Guarda lì, è enorme. Come si fa a non vederlo? Senti, mamma, non è che per caso mi devi dire qualcosa? Non è che per caso lì dentro c'è qualcuno? Masha, è proprio di questo che devo parlarti. Sai, non so come dirtelo, ma... Mamma aspetta un bambino. Anzi, a dire la verità, una bambina. Tra poco nascerà una sorellina. Sei contenta, Masha? Mamma, come una sorellina? Ho sentito bene? Aspetti un bambino? Oh, credo di non sentirmi molto bene. Mamma, ma io ti avevo detto che non volevo più né un fratellino né una sorellina. Siamo già in troppi. I miei giocattoli non li voglio dividere con nessuno. Ah, ma questa è una notizia terribile. Non mi sento molto bene. Lo scherzo è riuscito proprio alla perfezione. Masha c'è cascata in pieno. È stato uno scherzo super divertente. Che faccia che ha fatto! Direi scherzetto riuscito alla perfezione. Terzo scherzo. Il nascondiglio. Hihi, ho deciso di fare un super scherzetto alla mia mamma. Già, la mia mamma non è in casa perché è uscita a fare la spesa, ma quando tornerà le farò credere che non c'è nessuno e che io sono uscita di nascosto. Chissà che spavento si prenderà quando vedrà che non ci sono. Ora devo solo decidere qual è il nascondiglio giusto. State un po' a vedere. Eccomi qua nel mio salottino. Direi che questo è il posto giusto per nascondersi. Bene, ora non mi resta che intrufolarmi dietro al divano. Me ne starò lì buona buona finché la mamma non sarà tornata. Ciao Masha, sono tornata. Ho fatto la spesa. Ma che strano, non si vede nessuno qui in casa. Masha, dove sei? Probabilmente sarà salita su in camera sua. Ora vado a vedere. No, qui in camera da letto non c'è. Ma che fine ha fatto? Masha, dove sei? Proverò a guardare anche in bagno. Ah, guarda un po' cosa mi tocca fare. Masha, sei qui in bagno? No, non c'è nemmeno in bagno. Ma che razza di fine ha fatto? Masha, sappi che se è uno scherzo è proprio di pessimo gusto. Ah, cavoli, mi è rimasto soltanto il salotto da controllare. Non la trovo da nessuna parte. Masha, che fine hai fatto? Ah, e se le fosse successo qualcosa? E se fosse uscita di casa senza dire nulla? Ah, ma se la trovo, questa volta mi sente, eh? Mi sta facendo preoccupare tantissimo. Ah, niente, non c'è nemmeno qui in salotto. E ora come faccio? Chiamerò Thomas e chiamerò i carabinieri, ma come posso fare per trovarla? E buh! Eccomi qui, mamma! Ti è piaciuto lo scherzetto? Ah, Masha! Ma che scherzi sono questi? Ti eri nascosta dietro al divano. Ah, mi hai fatto prendere un infarto, Masha! Non riuscivo a trovarti da nessuna parte. Hihi, è stato uno scherzetto super divertente però, non è vero? Ah no Masha, per niente, mi sono presa quasi un infarto e stavo per chiamare i carabinieri. Hihi, scherzetto riuscito alla perfezione.